come eravamo e perciò quello che siamo diventati lungo il filo della storia, della vita, dell'evoluzione dell'industria e del lavoro del nostro paese e dei sogni, dei desideri, delle mode e della quotidianità degli italiani. Vi raccontano gli straordinari oggetti, anche se il termine è riduttivo, del nuovo Museo Passatempo di Rossiglione, un tuffo quasi incredibile nella memoria e nelle emozioni. Per allestire l'edificio come sede del museo, in cantiere poche settimane fa abbiamo contato sino a 40 persone. Un lavoro corale per completare arredi e impianti, le basi per le installazioni e per le ultime difficili scelte della coppia di collezionisti, creatori di queste ricchissime e preziose raccolte, sui pezzi da esporre nei nuovi spazi, dove la storia si fonde con l'innovazione, la dimensione fisica con quella virtuale. Tutte le stanze hanno un aspetto reale, dove il visitatore può ricordarsi del pezzo, eccetera, ma nello stesso tempo può immergersi e diventare attore, cioè proprio un attore protagonista, e quindi ritornare indietro nel tempo. L'esempio è questa pedana, che adesso chiaramente vedete ancora in fase di allestimento, ma in questa pedana rappresenta un po' il core di questo museo. È una pedana che rappresenta un po' la macchina del tempo. Ed eccola pronta, la macchina del tempo, il fiume della memoria, raccontata dagli oggetti. Questo è un museo particolare, un museo del tempo che passa, degli oggetti che scorrono attraverso la nostra vita, ci accompagnano per un tratto del nostro percorso, poi li perdiamo, perché passano di moda, perché si rompono, perché i gusti sono cambiati o per tanti altri motivi. Ma qualcuno non li fa smarrire del tutto, qualcuno che li mette a disposizione del suo territorio e della sua vallata da tanto tempo. Guido Minetti con sua moglie Silvia Pizzoni. La nostra collezione nasce con le biciclette, le moto, le auto, l'ape anche, da non trascurare assolutamente, motocar, mezzi da lavoro. Per cui l'approccio con l'oggetto casalingo, con l'oggetto di uso così a livello anche musicale, eccetera, arriva un po' dopo. Quindi attraverso questa carrellata di oggetti si vede un cambiamento radicale, quindi gli oggetti di legno scompare, poi piano piano arrivano lì gli oggetti di metallo e poi la plastica laggiù in fondo, negli anni 90 anche la tecnologia. Con questi quattro schermi multimediali si può vedere anche una sorta di immagini che portano il ricordo esatto di com'era, non so, un programma televisivo. Sono flash, molto brevi. E fra gli elettrodomestici agli albori c'è un imperdibile televisore geloso del 54 con mobile in legno e radica. E poi una gloriosa Olivetti ci introduce agli spazi dedicati all'industria di Ivrea e ai valori della sua guida più grande e ispirata. Adriano Olivetti sosteneva che la fabbrica è per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica, che è una frase apparentemente semplice che però racchiude tutta una serie di considerazioni molto più ampie. E quindi noi lo vogliamo ricordare attraverso i suoi prodotti, che erano una sintesi di bellezza e di funzionalità. Cioè lui pensava che il prodotto industriale dovesse anche essere bello, funzionale, essere venduto a un giusto prezzo ed essere prodotto nel pieno rispetto dell'etica del lavoro. In questa sala, tra i tasti sgabello che serviranno per i laboratori e le proiezioni con le scuole, l'Olivetti regna sovrana. Le macchine alle pareti sono caratterizzate per argomento, quindi le antiche, ne menzioniamo come la ICO, l'M40, l'M20, le prime proprie macchine delle Olivetti antiche, la serie Lexicon, che è stata una serie per gli intenditori, lo sanno, una serie diffusissima, e poi la parte delle macchine da ufficio. Le portatili, che sono state importantissime, anch'io ne ho avuto una in regalo, mi sembra, alla fine della quinta elementare, ora sono già anziano, ma è passato parecchio. E la serie per il calcolo, che ho alle mie spalle, autentiche opere d'arte. Abbiamo messo a disposizione poi anche nel retro di questa stanza una serie di macchine che sono le Divisuma 24, per eccellenza le macchine per i quattro operazioni, aperte senza il carter. Con le scolaresche faremo l'esperimento di farle funzionare per vedere la complessità dei levismi all'interno. Sono 100 volte più complesse di un orologio. Il nuovo Museo della Memoria è a sua volta imperdibile memoria di Rossiglione, come ci dice la stanza con gli antichi banchi in legno e le immagini che ricordano l'origine di questo edificio. Alle nostre spalle c'è questa classe del 1951
che riunisce intorno al suo maestro i ragazzi nati nel 1944. È una foto altamente significativa ed è giusto che sia ricordata in questo ambiente, perché questo è un edificio di fine Ottocento che per un secolo ha ospitato tutte le classi elementari di questo paese. Il passatempo sarà anche punto d'arrivo dell'itinerario museale e turistico promosso dalla provincia, che da Mele a Tiglieto abbraccia 10 secoli di storia. Può partire dalla Badia di Tiglieto, che è nata nel 1120-1130, per passare poi al Museo di Mele, che rappresenta le cartiere che esistevano e producevano carta per tutta la Repubblica di Genova nel 300 e nel 400 sicuramente, per passare poi al Museo del Ferro di Masone, che ricorda un'attività produttiva, artigianale, ma direi quasi preindustriale, di cui sono pieni anche i grandi palazzi della Genova del 600, per passare poi alla filigrana, che arriva a Campoligore nell'800, e arrivare nel 900 a Rossiglione. Il nuovo passatempo catalizza anche la riapertura del suo straordinario fratello e giacimento maggiore, allestito negli anni da Guido e sua moglie Silvia a casa, con passione e pazienza infinite, merita un racconto a parte. Ci ritorneremo, ma intanto eccone alcune immagini, alcune storie. La collezione del Museo Passatempo originario è un insieme di pezzi rarissimi e innumerevoli. Con Guido Minetti siamo davanti a uno di questi, una delle ultime vespe a bacchetta. Sì, qui c'è un pezzo veramente carino, è un bacchetta Vespa 125 del 50, l'ultimo anno di produzione, ma il particolare di questa Vespa è lo stato di conservazione in cui si trova, che è assolutamente impeccabile. Dal 1950 non ha mai sostituito cavetti, nulla, è così, mai riverniciata. Tra tante Vespe Piaggio originali della collezione c'è anche un'intrusa. Sì, allora, i russi nel 57 producono questo, diciamo, questa imitazione della Vespa GS che tutti conosciamo. Si chiama Viatka, è prodotta a Kirov nel 57, c'è la lamiera più spessa, pesa più di 100 kg. E il particolare è che nell'est, appunto, noi può trainare un carrettino, c'è cioè il pavice, il carrettino che porta 40 kg di peso, che l'abbiamo allestita in questo modo.